Ma chi è che ha scritto sta roba? Dai, raga, fa pena. Scusa, credo di aver capito bene, ripeti? No, no, niente, che non sono sicuro vada bene. Non per interrompervi, ma io ho fatto partire. Ma ti svegli, Angelo. E adesso? E adesso cosa? Spiegami cosa vuoi fare lì fermo come un pirla, dai, inizia! Ok, ok. A Palermo, lo stile viene raffigurato... Fermo, fermo, fermo. Ti dai una svegliata. Non vedi che è la seconda pagina? Mamma mia, ce la faccio più. Dimmi te quanto puoi essere stupido. Ah, scusa, scusa, scusa. Taglia, taglia, taglia. Ma taglia cosa, che siamo in diretta? Muoviti, dai. Ok, ok. La storia dell'architettura Liberty e Arte Nouveau a Palermo è profondamente legata a quella della famiglia Florio. Gli esponenti della famiglia commissionarono ville stupende in giro per tutta la Sicilia. Chiesero ad architetti come Ernesto Barile di disegnare per le loro abitazioni che fossero degne dei migliori edifici Liberty e Arte Nouveau europei. I Florio furono, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una delle famiglie più ricche d'Italia. Avevano un impero che spaziava dalla chimica al vino, dal turismo all'industria del tonno. Disponevano di una flotta di 99 navi. Ma cos'è, si stavano già preparando per lo sbarco in Normandia? Magari lo usavano per i traffici mafiosi coi coreani, che ne so. Sì, dai, me lo ci vedo proprio una specie di Kim Jong-un di quell'epoca a colloquio con Totorina. Ma ti senti, Angelo, fai ridere. È come dire che i Flori usavano le navi per giocare a battaglia navale in real life tra le isole, che poi pensa che figata. Ernesto Basile ha lasciato opere come il Villino Florio, Villa Igea, il Chiosco Ribaudo ed il Villino Ida. Nel Villino Florio l'architetto ha metaforicamente ripercorso le tappe europee dei viaggi della famiglia. Ha inserito elementi facenti parte di un itinerario immaginario, superfici di curve barocche, capriate nordiche, torrette cilindriche, colonnine romaniche e bugnati rinascimentali. Basile progettò il Villino Ida, la casa in cui risiedette con la famiglia per alcuni anni. Sì, dai, mi dispiace per la famiglia del Bas, ma non ce ne frega niente, vai avanti, va che non abbiamo tempo. Racconta ancora due cose e poi passiamo a Catania. Non furono solamente i Florio a finanziare lo stile Liberty in città. Le migliori famiglie facevano a gara per dimostrare la propria prosperità attraverso la costruzione di ville. Tra i più famosi vi sono il Villino Tasca, il Villino Dalmerita, il Villino Sofia, il Villino Barresi e il Villino Lentini. Infine, bisogna specificare che l'Arte Nouveau arriva a Palermo in un momento di grande rinnovamento economico, sociale e culturale. Cavolo, io pensavo fosse rimasto l'aratro laggiù. Angelo, scusa, ma tu non fai altro che sparare di minchia. Vabbè, andiamo avanti, passiamo allo stile Liberty a Catania. Forza Catania! E Palermo! Comunque, il volto Liberty di Catania è poco conosciuto, eppure la città etnea appare pervasa in ogni dove da questo stile. Tanto che nel 2016 ha vinto l'ambito riconoscimento come migliore città Liberty dall'istituzione culturale Italia Liberty. Ammazzo, che premio! Beh, almeno è più meritato il pallone d'oro di Messi, dai. A parte questo, già dal 700 Catania era la seconda città siciliana per grandezza urbana e volume dei commerci, ma fu solo all'inizio Novecento che partì il programma di rinnovamento urbanistico e di innovazione estetica ispirato ai dettami Liberty. Tra i vari esempi in giro per la città, all'angolo tra via Umberto I e Grotte Bianche, si trova lo splendido Palazzo Mazzone, progettato dall'architetto catanese Tommaso Malerba, intorno al 1904. L'architetto, catanese di nascita e appartenente ad una famiglia alto-borghese, studia ingegneria a Napoli e rimane influenzato dal gusto del Liberty francese e tedesco. Oltre a Palazzo Mazzone, le opere a sua firma a Catania sono il Palazzo dell'Esposizione, il Grande Ottagono, il Chiosco in Serra, il Palazzo Marano Giuffrida, il Palazzo Morano, il Palazzo Duca di Camastra di Piazza Duca di Camastra, il Castello Duca di Camastra di Palazzo Duca di Camastra. Ah, si è inceppato, ci penso io. Ok, fatto. Uno stile, quello di Catania, caratterizzato anche dall'uso di ceramica lustro, di mosaici in ceramica, bassissimi rilievi scolpiti e sobri decorazioni architettoniche e anche motivi ispirati direttamente dal vero, specialmente dal mondo vegetale e floreale, con molta libertà di applicazione,
con poco rigore stilistico, con poca solidità costruttiva e scarso senso architettonico. Anche nel resto della Sicilia troviamo esempi della nuova moda. A Favignana, la Tonnara dei Florio, oggi testimonianza di archeologia industriale. A Trapani, il Palazzo Ferrante, il Palazzo delle Poste e Telegrafo e Villa Laura, il Molino Excelsior a Valderice. A Licata, in provincia di Agrigento, i Liberty di Villa Sapio, Villa Urso, Villa Verderame o Gibosa, e anche negli edifici cittadini come Casa Regrillo, Palazzo di Roberto Verderame e Palazzo Vitello. La Villa Maria a Castel Termini, costruita intorno al 1800 e circondata da un meraviglioso parco, nel 900 ha acquisito un aspetto tipico dello stile Liberty. La cappella annessa alla villa ha uno stile misto Liberty e Moresco. Ad Ispica il Palazzo Bruno di Belmonte, Palazzo Piazzesa Vittoria e ancora il Palazzo Musa Pozzallo e il Palazzo Militello a Enna. Ok, le uova di allevamento biologico le hai prese? Che mi servivano. Mannaggia però, Angelo! Mi hai scritto allevamento all'aperto, non biologico! Vabbè, comunque abbiamo finito. Sì, sì, è stata una faticaccia, però ce l'abbiamo fatta. Davvero? Ho fatto tutto io. Ma stai scherzando, spero. Angelo, tira un po' sul braccio, va? Ma va a cagare!